Non è raro nell'ambiente della corsa imbattersi in termini come pronatore, supinatore e neutro, spesso usati per definire l'appoggio del piede di un corridore. Magari è capitato anche a te di essere definito pronatore e sentirti segnato come se ti avessero marchiato a fuoco. Ma cosa vuol dire davvero essere un runner pronatore e che cosa comporta per la tua corsa? E soprattutto, è un qualcosa che ti dovrebbe preoccupare? Te lo spiego in questo video, dove ti mostrerò anche alcuni esercizi utili per sistemare questa problematica e ti darò dei consigli sull'acquisto di scarpe per pronatori. E ora partiamo dall'ABC. Quando parliamo di pronazione ci riferiamo ad un movimento che il piede compie durante la fase di appoggio. Questo è il movimento di pronazione del piede umano, che in gergo tecnico possiamo definire più nello specifico inversione. Ok, e ora la notizia bomba. Siamo tutti pronatori. Hai capito bene? Infatti la pronazione altro non è che un meccanismo naturale del piede umano che serve per ammortizzare l'impatto col suolo e attivare muscoli, fasce e tendini per permettere al piede e al resto del corpo di continuare il movimento in modo dinamico, che si tratti di correre come di camminare o anche saltare. Insomma, il piede deve pronare e se non prona c'è un problema, un grosso problema. Ma allora, perché alcuni runner vengono definiti pronatori e altri no? E soprattutto, perché la pronazione viene vista come questo grande problema e causa di infortuni, maledizioni e tempeste? Il termine pronazione, per come viene usato nella corsa, ahimè, spesso anche dagli addetti ai lavori, è un po' un termine di comodo e non molto corretto, a dire la verità. Prima di tutto, la vera problematica si ha quando un runner tende ad iperpronare, ossia quando c'è una pronazione eccessiva del piede durante la camminata e la corsa. In questo caso il piede collassa in modo non più funzionale verso l'esterno e questo causa la mancanza di una corretta attivazione delle strutture corporee e di conseguenza vengono meno tutti quei processi naturali per cui il nostro sistema piede è stato creato e grazie ai quali dovrebbe funzionare bene. L'iperpronazione è a tutti gli effetti una problematica da risolvere perché va a modificare la corretta biomeccanica della corsa. Può portare ad un indebolimento della fascia plantare e della muscolatura del gastrocnemio, può essere causa di infortuni e limitare le nostre performance. E così, un runner il cui piede collassa senza offrire né un'adeguata base di supporto né tantomeno una corretta risposta elastica all'impatto, avrà tendenzialmente un tempo di contatto al suolo più lungo, un ritmo più basso e in generale potrà sfruttare meno l'elasticità tendinea durante la sua corsa, dovendo fare invece più affidamento sulla forza muscolare, con il conseguente svantaggio in termini di efficienza del gesto della corsa. E questo è solo uno dei tanti problemi a cui un corridore con un piede non funzionale va incontro. Prima però di dare le colpe dei tuoi infortuni e delle tue performance all'iperpronazione del piede, accertati che sia davvero così, facendoti diagnosticare la problematica da un buon professionista. E se fossi davvero un runner con un piede che non lavora correttamente e tende ad iperpronare, cosa dovresti fare? Prima di tutto è bene specificare che ci possono essere vari gradi e cause all'iperpronazione, ma molto comunemente un piede che tende a iperpronare è un piede fondamentalmente debole, cosa che non è molto difficile da trovare nella società attuale. Per quanto infatti in alcuni casi ci possa essere una predisposizione genetica, la verità è che la maggior parte del danno lo fa l'ambiente in cui cresciamo. Quanto abbiamo lasciato liberi i nostri piedi di formarsi e strutturarsi? Quanto li abbiamo allenati e quanta cura ce ne siamo presi? Molti di noi hanno indossato le scarpe ancor prima di aver imparato a camminare. Scarpe, tra l'altro, spesso robuste e strutturate e a volte troppo corte o strette per permettere al piede di svilupparsi e crescere in modo naturale. Conosco persone che non hanno mai o quasi camminato a piedi nudi, nemmeno in casa, privando i loro piedi del necessario contatto con il suolo, fondamentale soprattutto nell'età dello sviluppo per permettere alla gravità di fare il suo lavoro e, indovina un po', stimolare lo sviluppo dell'arco plantare. Non camminare scalzo! Quante volte te lo sei sentito dire? E ancor peggio, quante volte magari proprio tu l'hai detto? Un piede debole è quello che oggi viene spesso definito anche un piede piatto, ossia un piede dove la volta plantare è collassata e di conseguenza non è in grado di sostenere il nostro corpo, né durante i più naturali movimenti di corsa e camminata, né quando stiamo in piedi. Inutile dire che un piede così può portare a problematiche, disfunzioni e infiammazioni.
Oltre alle ovvie limitazioni alla biomeccanica di movimento, un piede debole facilmente porterà infiammazioni a livello della fascia plantare, la famosa fascite plantare, incubo di molti runner. Può essere causa di problemi ai muscoli del gastrocnemio, ai polpacci quindi, e della formazione di calli innaturali e pericolosi a livello dei metatarsi centrali del piede. Ma ancora di più, un piede così porterà problematiche legate alle ginocchia, alle anche e alla schiena. Se il piede collassa verso l'interno, questo guiderà anche le ginocchia a fare lo stesso e tutto ciò sarà fortemente deleterio per le tue articolazioni, credimi. Spesso e volentieri le cause dei problemi alle ginocchia sono proprio dei piedi non funzionali. Ecco, ora lo sai, inizia a fare attenzione ai tuoi piedi fin da subito se ancora non lo avevi fatto. Ora però voglio passare alla buona notizia. Il piede è plastico, si può allenare e rafforzare con i giusti esercizi e questo a qualsiasi età. Certo, a seconda della gravità dei problemi non è detto che tornerai ad avere un piede naturale come quando eri bambino, però potrai certamente recuperare buona parte della forza o impedire che il problema si aggravi. Inoltre, rafforzando il piede rafforzerai anche il resto del corpo e diventerai più abile e forte sostanzialmente in qualunque movimento farai, corsa inclusa ovviamente. Vediamo allora tre esercizi che puoi iniziare a fare fin da subito per risvegliare e ristrutturare quei piedi non funzionali. Ecco, finalmente tre esercizi fondamentali per andare a rafforzare i tuoi piedi. Il primo, quello più importante in assoluto, è quello della spinta degli alluci a terra. Spingi bene con gli alluci a terra e solleva le altre dita dei piedi. Guarda bene come faccio l'esercizio, come se volessi tenere a terra sotto gli alluci qualcosa. Puoi svolgere questo esercizio per 5, 10, 15 secondi e mano a mano che diventi più forte aumentare di poco il secondaggio. Una cosa importante, puoi farlo sia con il piede destro, isolandolo, che con il sinistro e puoi svolgerlo anche con tutti e due i piedi contemporaneamente. Se non riesci a svolgere il movimento, se non hai ancora il comando motorio dell'alluce che spinge a terra con le altre dita che si sollevano, ti consiglio di andare a vedere i nostri video, ce ne sono diversi sul canale, ti metto qua un video in particolare proprio per capire come andare a recuperare questo comando motorio. Il secondo esercizio che voglio proporti oggi è il calf raise, anch'esso importante proprio per l'argomento che stiamo trattando, per andare a lavorare su un recupero funzionale del piede per poi riuscire a superare quello che è un problema di iperpronazione. Il calf raise puoi svolgerlo in diverse modalità, te ne mostro due. La prima è sul posto, ti sollevi sulle punte e scendi, sollevi sulle punte e scendi. Però, se vuoi, puoi appoggiarti a un muro e fare la stessa cosa. Sollevarti sulle punte, restare qui qualche secondo e poi scendere giù. Questo è l'esercizio che va a lavorare su diverse muscolature proprio del sistema piede. Per il terzo esercizio serve un asciugamano o uno straccio, a seconda di quello che preferisci. E l'esercizio consiste nell'andare a recuperare con il piede proprio l'asciugamano portandolo verso di te. Anche questo è un esercizio che va a lavorare sulla forza intrinseca del piede. Mi raccomando, non esagerare da subito con questi esercizi, ma prendici confidenza perché altrimenti vai a rischiare di fare l'effetto contrario e di infiammarti, cosa che non vogliamo, quindi parti in maniera conservativa. Questi tre esercizi sono davvero utilissimi, puoi iniziare a farli fin da subito, anzi ti consiglio di metterli subito in pratica. Ognuno di questi esercizi andrà a stimolare la muscolatura del piede e della gamba, infatti io li consiglio sempre a tutti i miei allievi, non solo a chi ha problemi di pronazione. Una cosa che ti consiglio di fare poi è fare una foto ai tuoi piedi prima di cominciare a fare gli esercizi e poi farne un'altra tra qualche mese dopo aver praticato quotidianamente e mi raccomando con costanza. Sarai stupito di vedere i risultati ottenuti. Diversi miei allievi hanno visto letteralmente la volta plantare apparire e formarsi mese dopo mese e al contempo hanno sentito scomparire dolori e acciacchi. Un piede forte è infatti alla base di un corpo forte e non può essere altrimenti, i piedi sono le nostre fondamenta. Però a te hanno detto che servono scarpe antipronazione e scommetto che ti stai chiedendo se questo è vero e se comprare quelle scarpe può sostituire gli esercizi che ti ho mostrato. E allora parliamo di scarpe.
È importante che tu capisca che nessuna scarpa o plantare andrà a rafforzare il tuo piede. Le scarpe antipronazione possono essere un utile supporto al piede nell'arco di tempo che impiegherai a rafforzare e recuperare il tuo piede a sufficienza, ma non andranno a risolvere il problema alla radice. Che cosa devi fare quindi? Beh, prima di tutto gli esercizi, quelli sono sempre la prima cosa da fare e da continuare a fare per tutta la vita, per riuscire a recuperare ciò che è recuperabile. Perché prima di pensare a che scarpa prendi, dovresti concentrarti su ciò che ci mette dentro, ossia il piede. Dopodiché opta pure per un modello che ti dia il giusto sostegno, ma che rispetti anche la forma del tuo piede, che non stringa e, molto importante, che non faccia male e non dia fastidio. La maggior parte dei runner poi dovrebbe usarle solo quando corre, mentre quando è a casa o al lavoro dovrebbe cercare di far lavorare il piede facendo gli esercizi che ti ho mostrato in questo video e passando del tempo a piedi nudi o comunque con delle scarpe funzionali. E mi raccomando, fallo con gradualità, non farti prendere dall'esaltazione del momento, perché i piedi sono delicati e dovrai riabituarli poco alla volta a tornare ad essere forti e sani. Ti chiederai: ma perché queste cose non me le hanno dette prima? Vedi, da un po' di anni si tende a definire i runner a seconda del loro appoggio, quindi pronatori se avviene verso l'interno, supinatori se avviene verso l'esterno e neutri. Ma ciò che è venuto a mancare al contempo è stata una vera e propria educazione sul significato e l'uso di questi termini, spesso usati impropriamente persino dagli addetti ai lavori, e con cui si tende a bollare i runner senza dare ulteriori spiegazioni o aiuto. Perché è facile dirti che sei pronatore, vero? Tu accetti la notizia, non fai domande e te la metti via. Più difficile invece è spiegarti se e quando quella pronazione è eccessiva e può rivelarsi dunque un problema, e soprattutto insegnarti come risolvere quel problema. Per questo ci sono io qui, con Correre Naturale. Se questo video si sta rivelando utile per te, ti invito subito a mettere un mi piace e a iscriverti al canale se non lo hai già fatto.